Davanti a uno scenario prestigioso e a uno stadio pieno di colori di tante unità, i campioni d'Italia della Juventus continuano a vincere anche a livello giovanile. La formazione allenata da Massimiliano Marchio ha trionfato in finale contro la formazione della Vispeso che, seppur di un'annata più grande rispetto ai rivali bianconeri, è stata travolta per 4-0. Occorre fare un applauso ai marchigiani che, esprimendo un bel gioco, sono arrivati a sorpresa alla finalissima, facendo meglio di avversari più titolati come la Roma, che si è dovuta accontentare del terzo posto ottenuto nella finalina con i Vicenza. Per Venturino Vargas, attuale presidente del Cattolica ma prossimo all'addio e principale organizzatore dell'evento, è stata sicuramente un'esperienza ricca di soddisfazione che cercherà di ripetere anche nelle prossime annate. Tra i protagonisti del torneo anche il giocatore del Palermo Corona, figlio di Giorgio, tanta trafila tra Serie C e B, è una comparsina a Catania con debutto con gol vittoria per gli Atenei in quel di Cagliari. Per organizzare non è stata una gran fatica, perché con l'esperienza accumulata di 20 anni di tornei, diciamo che fila tutto liscio. A livello invece pratico, quando inizia il torneo inizia veramente il vero lavoro, perché arrivano squadre da tutte le parti, dall'estero, quest'anno in particolare sono venuti dalla Russia, Danimarca, Svezia, quindi culture, mentalità differenti. No, è stato un bel torneo, ci siamo penso divertiti tutti, ma la cosa più importante è che si sono divertiti tutti i bambini. Tre giorni intensi a vedere del bel calcio, e di questo siamo contenti, perché vuol dire che in Italia stiamo crescendo. Ho visto un'ottima qualità, come primo anno che organizzano il Cattolica International Cup. Ho visto della buona qualità e soprattutto delle ottime squadre che lavorano bene nel settore giovanile, sia squadre professionistiche italiane che straniere, ma come si è ben visto anche oggi nella finale, abbiamo visto anche una squadra non professionistica come la Vispesaro, che è arrivata in finale con la categoria 2003, ma con tanta qualità e lavoro alle spalle anche lì. Ah, è stata una bella occasione per i ragazzi, insomma, di confronto con anche delle squadre straniere, quindi scuole di altri paesi. È stato sicuramente un bel torneo, per essere stata la prima edizione è stato fatto un buon lavoro.